Buonasera a tutti, video tutorial della nuova app ArestonNet, la seconda generazione. Per accedere basta premere il tasto questo qua e ci troviamo in modalità estate, quindi se vogliamo far partire il nostro impianto di riscaldamento deve premere il tasto accendi impianto, gli si chiede di andare in modalità invernale, quindi acqua calda e riscaldamento, confermi col tasto ok, accendo qua. In questo momento ci troviamo con una temperatura interna di 26,9 gradi e una temperatura richiesta di 30 gradi e ci troviamo in modalità manuale, quindi senza programmazione oraria. Se vogliamo modificare qualche parametro, si preme questo tasto, possiamo modificare la programmazione, quindi gli orari, si entra, poi si fa copia, così la possibilità di programmare sia la temperatura comfort che la temperatura ridotta. Temperatura comfort significa che sono i classici 20 gradi, temperatura ridotta sta sui 16-17 gradi e poi alla fine bisogna sempre salvare. Continuiamo uscendo da qua. E applichiamo lo scenario. Ok, allora. Abbiamo la possibilità di modificare la modalità operativa, quella che abbiamo fatto all'inizio, modalità inverno, estate, off, oppure vacanze, diamo i giorni dopo i quali, avendo programmato che sono 2-3 giorni di vacanza, la caldaia riprenderà le proprie attività secondo la programmazione che avevate dato. Da qua in questo caso usciamo perché dobbiamo rimanere in modalità invernale e continuiamo la nostra. Abbiamo la possibilità di andare su energia e risparmio. Da qui riusciamo a vedere i nostri consumi energetici. Quando è azzurro è il consumo energetico per acqua calda sanitaria, quando è rosso, che in questo momento ancora non l'abbiamo attivato il riscaldamento, sarà quello per i riscaldamenti. Ed è qua, c'è comunque l'icona. In questo momento sono state spese solo 3 centesimi di acqua calda sanitaria. I consumi li possiamo vedere sia in euro oppure in kilowattora, premendo il tastino qua. Ok, se vogliamo poi abbiamo anche la possibilità, scendendo, di vedere anche i consumi energetici che sono stati fatti nei vari mesi, nei giorni. Infatti se premi qua approfondisci ti esce fuori tutto lo storico dei consumi energetici. Torniamo indietro. Ok, continuiamo nel menu. Quindi possiamo vedere l'impianto cosa sta facendo in questo momento. Quindi abbiamo la fiamma accesa perché abbiamo chiesto una temperatura maggiore rispetto a quella che c'è nell'ambiente, una pressione del circuito a 1,6, la temperatura di mandata a 60 gradi, il nome dell'impianto, la posizione dove si trova, se abbiamo un impianto a zone verranno visionate anche tutte le zone, lo storico delle operazioni. Poi abbiamo la possibilità anche di modificare la temperatura dell'acqua calda sanitaria. In questo momento c'è settato 42, ma noi possiamo chiedere 50, fino ad un massimo chiaramente di 60 gradi. Salve. Oppure torniamo indietro e poi confermiamo il tasto ok. Torniamo sul menu. Vabbè, assistenza tecnica, se c'è gestito un contratto di manutenzione di tele, oltre che telecontrollo, che è quello che stiamo facendo adesso, anche di teleassistenza. In questo caso poi si cerca assistenza e ti usciranno fuori i nominativi dell'assistenza quando avrà fatta la programmazione. Ok, da qua lo usciamo. Ok, grazie a tutti per l'attenzione. Servizio clienti Bruno Service Clima, Ariston Termo.